Quanti di voi girano con 10.000 euro nel portafogli? Francesco, tu sicuramente sì, lo so, perché... Beh, provo un certo cui... piacere quando lo faccio, sì, devo, devo ammettere. Sì, sì, è, una, è una cosa che piace, noi ci divertiamo, sì, sì. una cosa un po' maschile, forse sì, no? sì, eh, sì, di girare con queste come tutte le cose euro, volgari, come tutte le cose eh, volgari, le cose volgari. <ride> in un'unica banconota. però eh, quello <ride> che non vi hanno detto che sarà così, potrete girare con 10.000 euro, ma in un'unica banconota e andare a comprare il caffè, ecco qui sono 10.000 euro. No, stiamo scherzando, però, il tema il tema di oggi è caldo, caldissimo, bollente è proprio questo qua le tasse e i contanti partiamo da Repubblica come sempre fisco, colpo di spugna titola Repubblica sulla proposta di, di Giorgio Meloni che come sapete ha parlato di cambiare il limite ai contanti all'utilizzo no? di contanti eh, la Lega ha proposto di alzarlo a 10.000 euro il tetto sull'uso del contante eh, dice Repubblica: fisco, colpo di spugna, la Presidente del Consiglio. Ah, vedete che insistono. Guardate, guardate la, la Presidente del Consiglio, non il Presidente del Consiglio, proprio per non darle ragione. Proprio, vede, il diavolo sta nei dettagli. Che perfidia meravigliosa. Bravi. La Presidente del Consiglio annuncia tregua sulle tasse, condoni e innalzamento del tetto del contante. Proposta di legge leghista lo porta a 10.000 euro, ovviamente. Poi. Bisognerà decidere, non è che è stato fatto, eh? bisogna decidere una proposta di legge, se ne parlerà. Opposizioni, eh, più illusioni e criminalità: nel senso che, con eh, l'inalzamento del tetto del contante, ci sarà più illusione e criminalità, secondo eh, le opposizioni. Mai pubblicata la relazione del Tesoro sull'evasione, certificava i risultati ottenuti con i controlli digitali. Nel frattempo, sul tavolo di Meloni la vendita di ITA e il dossier dei veleni interni. E eh, più o meno, insomma, questi sono i titoli indignati eh, di tutti. C'è un commento di Francesco Manacorda su Repubblica, eh, eh, ovviamente quando fa una cosa sgradita è finita la festa. No? In questi giorni, Giorgia Meloni è stata descritta come tutto il contrario di tutto: un po' draghiana, però anche sovranista, buona, però anche cattiva, eh, violenta, ma anche autorevole. Tutto le hanno attribuito tutto. Soprattutto le hanno attribuito questa continuità col governo dei migliori, no? che era un po' strumentale. Infatti, oggi finita la luna di miele, almeno per Repubblica. Così finisce la continuità con Draghi, scrive Francesco Manacorda, e con un pezzo insomma bello puntuto, la Repubblica del cash alla faccia del sovranismo linguistico oppure dei dati economici, il governo del preconto come quello che ti allungano le pizzerie cercando di dribblare la ricevuta fiscale. L'evasione di cittadinanza, sentite come attacca Repubblica, parla di evasione di cittadinanza per assicurare la pace anche chi fa il furbo con le tasse e dichiarare guerra a chi le paga regolarmente. Ma eh, adesso io non credo che insomma, questa misura cambierà le sorti dell'umanità, ammesso che passi, e soprattutto, purtroppo, però, ci sono alcuni che sono costretti, mi dispiace dirlo, ma eh, io, guardate, sto difendendo in questi giorni anche il reddito, il reddito di cittadinanza perché mi rendo conto che è una misura che salva la vita a tante persone, l'ha salvata in questi mesi, non si può negare. Peraltro, sono anche convinto, eh, da tanti punti di vista, che sia molto meno. Um, male utilizzato di come, di come sembra eh? perché in realtà i controlli sono stati fatti. Non sono come dice Conte lo 0,8, però sono l'1,6 secondo l'Istat, cioè l'1,6% del totale dei riceventi e sono persone che l'hanno ricevuto ingiustamente che è una percentuale abbastanza alta rispetto per esempio alle pensioni eh, però insomma è fisiologico che in tutte queste misure ci sia sempre una parte di persone che esagerano o fanno i furbi o agiscono illegalmente però insomma questa battaglia sul fisco tiene banco su tutti i giornali passiamo alla stampa che è ancora più dura di Repubblica se vogliamo e titola con eh, un, un attacco proprio frontale, la battaglia del contante, dice la stampa. Eh, seconda fiducia con 115. Sì. Vabbè, questo era scontato, la Premier. Anche qui la Premier ovviamente non si adeguano al, all'articolo voluto dalla Meloni. La Premier difende la polizia, attacca le toghe. Il ritorno di Berlusconi che dice: la coalizione esiste grazie a me. Renzi accusa il PD, Renzi è stato molto duro col Partito Democratico. Beh, adesso stanno volando gli stracci. Renzi. Falso gioco, ha detto il PD, non fa opposizione, ma masochismo. Dal PD li, li, lo accusano sempre di voler reggere la borsa alla destra, insomma, ordinaria amministrazione litigiosa. Comunque la stampa sulla battaglia del contante dice: la Meloni al toni, al Senato aumenteremo il tetto, la Lega uso consentito fino a 10.000 euro, insorge l'opposizione, un favore agli evasori. Eh, qui ci sono un attacco, c'è anche un'intervista a Giuseppe Conte che dice: la destra non vuole disturbare il malaffare, no? Eh, sapete che c'è anche questa controversia eh, su quello che abbia detto Conte in aula, no? Uh, durante il dibattito, pare che abbia detto una cosa un po' sgradevole no? all'indirizzo del presidente del consiglio Meloni: eh, avrebbe detto che merda. E sono andati a guardare addirittura il VAR. Hanno fatto il VAR televisivo, se, cioè, se queste sono le cose di cui ci dobbiamo occupare. Vabbè, però, insomma, lo citiamo perché finisce sui giornali, se ne parla ovunque. Eh, il punto, però, non è eh, sapere quali insulti si sono scambiati, il punto è entrare davvero in questa faccenda del fisco perché io penso che in questo momento come da decenni in Italia le tasse siano troppo alte tra l'altro eh, c'è una situazione di particolare difficoltà che ha pesato certo sui singoli sulle famiglie ma anche su tantissime imprese ovviamente le quali imprese si sono trovate in grossa difficoltà eh, economica non è come dire non è una soluzione no? dire vabbè fate l'evasione fiscale così vi salvate per tanti anni in Italia è andata così non è una soluzione però per qualcuno purtroppo dovrebbe essere un monito questo se mai ad abbassare le tasse il prima possibile per qualcuno evadere è una per qualcuno è un, ovviamente una, un atto criminale per altri evadere secondo me è un atto di autodifesa perché viene strangolato dal fisco pensate io proprio ieri ho parlato no, fra le varie persone che mi hanno scritto c'è una, una che fa l'imprenditore, ha un'attività nella ristorazione e, dopo i due anni di Covid, sapete che fa, gestisce il suo locale, fa lavorare i suoi dipendenti, lavora tutta la mattina lì, poi lascia lavorare i dipendenti che non vuole licenziare e gli lascia. Eh, lo stipendio e lui se ne va per avere il suo stipendio. Per prendere lo stipendio dopo aver pagato i dipendenti, se ne va e va a fare il cameriere da un'altra parte. E questo è un caso: eh, altri hanno chiuso, altri insomma, eh, anche gli, esistono come esistono eh, fra la popolazione. Tante persone in difficoltà esistono anche tanti imprenditori in difficoltà. E secondo me, unire no, le due cose, non sempre dividere gli italiani fra buoni e cattivi, potrebbe essere una buona idea. Quanto all'evasione fiscale. Ora io capisco i dibattiti sui 10.000 euro, ci ho scherzato su anch'io, adesso immaginiamo tutte le battute del caso, però se voi pensate che sia questa roba qui, il tetto al contante, a far, eh, poi si troverà una mediazione, magari lo portano a 5.000, da 2.000, insomma, ma se voi pensate che sia questa roba qua a, a favorire l'evasione, beh, vi sbagliate, perché guardate che, noi possiamo anche perseguitare i piccoli imprenditori, possiamo rompere le scatole alle partite IVA, possiamo fare quello che vogliamo. Poi arrivano i colossi, le multinazionali, che vadano in un lampo miliardi di euro e eh, tutti i nostri clamorosi sforzi contro l'evasione fiscale vanno a farsi benedire. La notizia del giorno è questa, cari amici: la Guardia di Finanza sta indagando sulla divisione italiana di Pfizer. Per una possibile evasione fiscale da 1,2 miliardi di euro. Cioè stiamo parlando già di un'azienda ipercondannata. Ricordate anche le, question le varie questioni africane, un'azienda a cui noi abbiamo dato miliardi e che già paga tasse bassissime. Pagano tasse bassissime. Le case farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini, pagano. Tasse che eh, non arrivano al 10%. Ora fate i conti di quelli che pagate voi quali sono le vostre aliquote, poi pensate che questi mi pare intorno al 7 sia Pfizer, eh, quindi già pagano tasse bassissime. Bloomberg, eh, citando delle fonti eh, di sua conoscenza, Bloomberg, l'agenzia di stampa, la versione originale anglofona, cita delle fonti e dice che eh, c'è un'indagine in corso, per cui, secondo cui tra il 2017 e il 2019 la divisione italiana di Pfizer avrebbe trasferito denaro a società affiliate negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi per evitare le, di pagare le tasse sugli utili in Italia. Secondo Bloomberg, in quegli anni Pfizer avrebbe trasferito all'estero in tutto 1,2 miliardi di euro di profitti. Al momento non c'è nessuna accusa dei confronti di Pfizer, che in un comunicato ha fatto sapere di aver sempre rispettato le norme fiscali e i requisiti dell'Italia. E ovviamente la cazza farmaceutica si difende e dice: Noi non abbiamo fatto niente, non c'è nessuna accusa. Vedremo perché. Ehm, Dobbiamo, insomma, se c'è un'indagine, l'articolo di Bloomberg è molto, molto dettagliato, eh, cita eh, delle fonti, eh, ovviamente uno è colpevole solo quando viene condannato al di là di ogni ragionevole dubbio, però eh, Bloomberg è un'agenzia molto autorevole, l'articolo di Daniele Lepido, eh, e dice appunto questo, cioè parla esattamente di un bersaglio da 1,2 miliardi di euro più o meno insomma, di, in dollari siamo lì eh, di profitto che sarebbe stato occultato al fisco italiano trasferendo denaro a divisioni di altri paesi dice Bloomberg la polizia finanziaria italiana ha affermato che l'unità di Pfizer con sede alle porte di Roma cioè Pfizer Italia SRL ha trasferito il capitale in eccesso da affiliate negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi per evitare le tasse sugli utili, che in questo caso su tutto potrebbero arrivare fino al 26%, eh, lo dicono delle fonti che hanno chiesto di, di restare anonime. Questo capitale da 1,2 miliardi sarebbe, eh, sarebbe stato mandato a, a affiliate estere collegate a Pfizer Production LLC e Pfizer Manufacturing LLC, con sede nel Delaware. Um, e poi. L'indagine sui giganti delle, delle medicine con sede a New York è iniziata a febbraio e copre il 2017, il 2018 e il 2019, cioè gli anni precedenti eh, l'entrata in vigore, no, l'esplosione del Covid e poi ovviamente l'arrivo la, del siero sul mercato ehm, Leggiamo anche il comunicato dell'azienda così siamo sicuri. Le autorità fiscali italiane controllano e indagano regolarmente sulle tasse di Pfizer e Pfizer collabora con tali controlli e indagini. Dice Pai Masley, che è il portavoce di Pfizer. Pfizer rispetta le leggi e i requisiti fiscali italiani. Eh, Giorgio Meloni aveva detto, lo ricorda Bloomberg, eh, in mercoledì in Parlamento, che eh, durante la sua amministrazione, l'ha detto ieri, il fisco non andrà a perseguitare i piccoli imprenditori, ma si concentrerà molto sulle multinazionali. Questo, insomma, che questo sia, oddio, non, non è detto che sia un segnale, eh, perché le indagini di pare, quanto pare sono già ehm, in corso. Eh, però questa storia è molto interessante perché riguarda altre società multinazionali o comunque molto grandi come questa ehm, dice Bloomberg le, le accuse hanno una certa somiglianza con un caso che ha portato la società di lusso francese Kering proprietaria del marchio Gucci a raggiungere un accordo da 1,2 miliardi di euro eh, proprio con il fisco italiano l'indagine a quel tempo aveva esaminato i conti dal 2011 al 2017 e si era eh, tras, come dire, concentrata sui fatturati svolti in altri paesi. Ovviamente le multinazionali hanno più agio a fare questo gioco, no? cioè incassare una certa quantità di soldi da una parte, poi trasferirla dall'altra e pagare le tasse lì. Il governo attuale ha promesso che si concentrerà sulle multinazionali, mi pare una bella idea. Attenzione, dunque, questo perché vi ho raccontato questa storia. Uno, perché è incredibile. Noi insomma, su questa storia dei vaccini, i pagamenti alle case farmaceutiche eh, bisognerà che facciamo chiarezza e bisogna che intervenga l'Europa costringendo, eh, è stato invitato, come vi dicevo ieri, di nuovo Albert Urla in, in audizione, però bisogna che sia. Fatta chiarezza sui messaggi e sui contratti, sui messaggi con un solo Leyen e i contratti, perché insomma di questi qui se sono pure evasori fiscali dopo essere stati condannati per aver fatto strani esperimenti anche sui bambini, eh, beh, non mi sta proprio molto bene. E i grandi evasori, signori, sono questi: cioè, basta un, una singola multinazionale per fare un'evasione da un miliardo o due e figuriamoci se il problema sono i contanti e la gente che scrive. Eh, no, che vuole andare in giro con 10.000 euro ammesso che la norma passi, quindi vedete che c'è sempre una sproporzione: si guarda il dito e non la luna. Abbiamo qualche. Eh, notizia interessante molto interessante per le tante persone che molti eh, ci hanno anche scritto eh, quindi se volete inviate whatsapp messaggi vocali eh, tutto quanto ve lo ricordiamo sempre eh, però molti già ieri ci hanno scritto ma insomma questa questione delle multe stanno arrivando le cartelle a quelli che eh, avevano l'obbligo perché over 50 e non si sono sottoposti al vaccino che cosa succederà e che cosa potrebbe succedere ce lo spiega la parlamentare di Fratelli d'Italia che dovremmo avere in linea buongiorno Elenia Lucaselli buongiorno a voi e a buongiorno. tutti i radioascoltatori eccoci addirittura eh, in video per chi si collega insomma, tramite televisione allora eh, Lucaselli lei ha detto una cosa che fa molto sperare tante persone tante famiglie italiane cioè ha detto che Uh, volete togliere le sanzioni a chi non ha fatto il vaccino? È così? Sì, esatto. In realtà non l'ho detto soltanto io, l'ha detto il ministro Ciriani quando è venuto nella commissione speciale, uh, come sapete il decreto aiuti terra in attesa che vengano composte le commissioni ordinarie uh, e uh, in discussione all'interno di una commissione speciale e uh, ovviamente questa commissione interlocuisce con uh, il governo per il governo è venuto il ministro Ciriani come dicevo che ha annunciato che ha questo decreto terra che proviene dal governo precedente e quindi sostanzialmente non sarà uh, in realtà emendato perché le risorse economiche messe a disposizione sono quelle utilizzate dal governo Draghi. Noi... Siamo alla vigilia di una legge di bilancio uh, dove proveremo ad inserire uh, per quel che possibile le nostre novità, ma sicuramente poi ci saranno decreti uh, relativi appunto all'emergenza energetica e a tutto quello che accade. Però, nonostante questo, il governo in questo decreto ha annunciato che presenterà uh, qualche emendamento correttivo di alcune distorsioni uh, con scadenze imminati, imminenti e fra queste uh, quella appunto, relativa alla cancellazione delle sanzioni eh, della sanzione dei 100 euro combinata per coloro i quali non, non avessero provveduto a fare il vaccino quindi niente più multe da 100 euro c'è cioè, chi ha ricevuto eh, la cartella con la multa eh, sarà insomma dispensato dal pagarla quando dovrebbe succedere perché lei ha parlato anche di un, di un giorno preciso cioè a stretto giro cioè questa non è una cosa che dite vedremo faremo è una cosa che volete fare subito perché se non mi sbaglio sì, qui diciamo... si parla del prego prego sì no mi, mi perdoni se l'ho interrotta no dicevo che insomma è il, il nostro modo di agire e quindi intomma, cercare di fare meno slogan e più cose possibili uh, velocemente e uh, allora la, uh, il provvedimento il decreto TER è in discussione la prossima settimana nella commissione speciale dovrebbe approdare in aula il 7 per la discussione generale quindi diciamo l'8 vengono Uh, votati in aula, dovrebbero essere votati in aula i, uh, gli emendamenti e quindi poi diventare uh, efficace con il proprio iter di legge. Però sì, sicuramente gli emendamenti del governo vengono presentati la settimana prossima, quindi capiremo se il governo uh, diciamo uh, è riuscito ad inserire in questo provvedimento questo, uh, questo elemento di novità, ma no, anche però... no, dove non dovesse farlo adesso lo farà sicuramente subito dopo. Ma io confido che lo, ecco... lo faccia subito. Ecco, questo perché questo è importante. Sarebbe un primo grande segno di discontinuità concreto no? con l'operato precedente, il ministro Speranza, che tra l'altro ha polemizzato no? con Giorgia Meloni un po' sul, sul Covid. Eh, Giorgia Meloni ha utilizzato parole insomma, abbastanza nette no? sulla gestione dell'emergenza sanitaria, ha detto che non le è piaciuta. Ho visto che c'è una vostra proposta anche per una commissione d'inchiesta eh, sul. Sulla questione insomma, della gestione della pandemia, eh, le chiedo questo, eh, secondo lei si riuscirà anche a intervenire a stretto giro su altri obblighi? Perché insomma, se capisco bene questa quest idea di cancellare le multe nasce dal fatto che voi siete contrari all'obbligo no? di vaccino. Ma guardi, noi siamo sempre stati con, contrari all'obbligo, ci siamo sentiti di dire di tutto, insomma, Novax lo ricorderà uh, ancora prima della campagna elettorale ci siamo veramente sentiti Beh, Anche di da, da vostri alleati. Sì, anche sì, da qualcuno ci siamo dei vostri alleati. A prescindere, sì, però il punto è che uh, dal nostro punto di vista tutto quello che è stato fatto e deciso durante il uh, Covid in tema soprattutto uh, di lavoro Uh, è, è stata una compressione uh, illegittima e incostituzionale dei diritti dei cittadini italiani. Io ho fatto più volte interventi in aula parlando del diritto al lavoro perché c'è anche. Un altro grandissimo tema non è soltanto quello delle multe che oggi ovviamente interessa tantissimi cittadini e, e in un momento di emergenza energetica e di persone che davvero hanno problemi a riempire il carrello della spesa, lei capisce che una multa per una mancata vaccinazione mi sembra proprio una punizione per i cittadini italiani che non meritano. Accanto a questo c'è poi tutto il tema del lavoro. Lei ricorderà sicuramente meglio di me che eh, durante il Covid eh, ci sono stati. Eh, cittadini italiani, lavoratori italiani ai quali è stato impedito uh, di esercitare un proprio diritto perché il lavoro è uh, innanzitutto un diritto. Ecco, sicuramente queste sono tutte storture che vanno, uh, vanno sistemate e vanno sistemate con urgenza perché il tema fondamentale è il tema dei diritti. Vede, oggi si fa tanto parlare Uh, dei, dei diritti no? il, il partito democratico dice che noi dimentichiamo i diritti a me sembra invece che chi si sia dimenticato dei veri diritti della base dei diritti uh, uh, costituzionalmente garantiti siano stati proprio quelli di sinistra e quindi da qui bisogna immediatamente uh, partire perché io vorrei vedere tutti quei uh, dipendenti pubblici ma Insomma, anche i privati, le ricorderà quello che è stato fatto nei confronti dei commercialisti che dovevano ricevere nel proprio studio. Si ricorda? Uh, dovevano certo. ricevere nel cioè, proprio studio. Quindi lei è studio, favorevole, poi. vorrebbe che fossero tolte subito tutte queste restrizioni assurde, comprese, mi auguro, quelle per i sanitari, perché queste strutture ci sono ancora. Cioè fino al 31 dicembre. Ma esattamente, noi ci sono siamo per... in deficit. Siamo in deficit di personale sanitario e impediamo ai nostri medici, ai nostri infermieri, al nostro personale di recarsi in ospedale. Guardi, io sono una paziente oncologica e lo dico quindi, diciamo, da chi ha un estremo interesse eh, nei confronti della salute di tutti e eh, che deve essere rispettata. Io, diciamo, oggi entro ed esco dall'ospedale con la mascherina, perché è giusto che sia così e eh, non mi sento minacciata dal fatto che ci siano eh, sanitari che hanno fatto una scelta diversa. Ora noi abbiamo bisogno di rimettere in moto l'Italia da tutti i punti di vista. Per fortuna il periodo più tragico del Covid è stato Operato. Oggi abbiamo gli strumenti per affrontare la malattia. È chiaro ed evidente che i fragili devono essere maggiormente tutelati, ma dobbiamo ritornare allo Stato di diritto. Ecco, senta, ma lei mi ha dato una data, no? mi ha parlato la prossima settimana per questa questione delle multe, che mi sembra data insomma, abbastanza per acquisita, quindi mi sembra un'ottima notizia. Su questa invece del, degli obblighi io sento a livello nazionale un po' più di titubanza no? e le confesso, io come sa, insomma non è un mistero quali siano le mie posizioni che in questo caso sono eh, perfettamente sovrapponibili alle sue, cioè io ritengo che lasciare a casa delle persone sia stata una cosa indegna, un atto punitivo, una cosa assurda, lo sia a maggior ragione oggi che come diceva... L'onorevole Lucaselli, eh, c'è bisogno di avere delle persone negli ospedali, noi lasciamo a casa i medici eh, perché non si sono vaccinati, compresi quelli che sono guariti, attenzione. Compresi quelli che sono guariti, quindi insomma è, è una cosa delirante, folle e rischiamo con queste norme di eh, creare una, una nuova emergenza. Una nuova emergenza perché mancano le persone. Poi sapete che ci sono ospedali che sono costretti a, a chiudere no? dei, dei reparti, ci sono ospedali che devono rivolgersi alle cooperative per prendere medici pagandoli in più per mandarli a coprire i buchi che hanno. Quindi mi sembrerebbe assurdo continuare a lasciare delle persone ehm, come dire a, a casa anche se, se stanno benissimo. Eh, adesso eh, abbiamo un attimo un problema tecnico con la connessione, ma. Mi dice eh, perché è caduto un secondo la linea con. Sì, stiamo richiamando, Zelli, eh, stiamo richiamando. Sì, stiamo richiamando. E, e, però, intanto, intanto mettiamo lì in cassaforte una prima buona notizia. Cioè, ci ha dato ecco, una data. Eccola. Vigileremo, eccola eccoci, qui. Eccoci. È ritornata. Allora, dicevo, ci ha dato una data che è quella del 7-8, o 8, insomma, la settimana prossima si parte con questi due credito. Io, però. Le dico anche i miei dubbi. Cioè, da una parte, io eh, a quello che ha detto, proprio aderisco totalmente. È cioè, una posizione che tanti di voi hanno portato avanti anche nei mesi passati, ve lo riconosciamo. Lei, poi Bignami, eh, poi Gemmato, Insomma, tanti di Fratelli d'Italia. Però le chiedo questo: io sento invece, su questa cosa del, dell'obbligo, un po' più di, di titubanza, un po' più così. cioè Io sono convinto che stiamo perdendo tempo. cioè Sono già passati dei giorni. Io fossi stato il nuovo ministro sarei già arrivato il primo giorno no, col tavolo, sul tavolo con la proposta già fatta per cancellare l'obbligo vaccinale assurdo, anche per quelli che sono medici guariti, che non possono lavorare. Poi c'è il personale sanitario che sta negli uffici, che non viene a contatto con i pazienti, che è obbligato a... mi, mi scrivono ogni giorno centinaia di persone che denunciano questa situazione. Su questo c'è qualche certezza in più? O è insomma, la sua opinione personale, la sua volontà personale? No, guardi, allora diciamo questo: innanzitutto, cerchiamo anche insomma, di inquadrare la necessità di fare tantissimi provvedimenti nel più breve tempo possibile, ma ovviamente con una struttura normativa che sia ovviamente rispondente ai canoni costituzionali. Ora, il tema. Uh, fondamentale è che uh, diciamo, uh, il presidente Meloni ha costituito un governo in tempi record I, uh, le commissioni uh, in Parlamento non sono ancora state formate e uh, molti ministeri non hanno ancora neanche uh, finito la uh, composizione dei propri gabinetti quindi lei capisce che è vero che ci sono i ministri però poi bisogna uh, diciamo Um, bisogna oleare uh, la macchina, ma soprattutto bisogna avere uh, la macchina e in questo momento, diciamo, abbiamo tanti pezzi della macchina, ma ancora l'assemblaggio uh, definitivo non è stato effettuato, quindi insomma, uh, parliamo veramente di un governo che ha appena uh, ricevuto la fiducia dal Senato ieri, quindi diamoli qualche giorno per poter organizzare le idee, capire le priorità e fare un elenco. Um, Detto questo, io credo che sicuramente sarà uh, uno dei primissimi temi uh, sul tavolo, e uh, credo che uh, la posizione di Fratelli d'Italia, che come diceva lei uh, correttamente è stata espressa mh, da me, ma da tantissimi colleghi di Fratelli d'Italia in tema di uh, diritti, uh, sarà un tema che noi porteremo come Fratelli d'Italia al centro del dibattito. Quindi noi sicuramente non ce ne dimentichiamo. No, perché... Sai perché glielo dico? Io ho molta fretta perché l'obbligo dura fino al 31 di dicembre e molto banalmente, forse sbaglio, però io faccio il ragionamento di una famiglia che come lei dice è importantissimo togliere le multe perché sono magari 100, qualcuno 200, qualcuno 300 euro in casa e fanno la differenza, però fa molto differenza anche in questo momento essere senza lavoro. No? fa ancora più differenza e visto che l'obbligo scala il 31 dicembre per queste persone significa magari farsi il natale senza lo stipendio senza la tredicesima eh, senza un, un soldo in tasca magari no, 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 no per no, una cosa io, io allucinante capisco... e inutile voluta da un signore che tra l'altro ancora l'altro giorno era lì in parlamento unico con la mascherina eh, poi vabbè la pena sta nella colpa, però vedere Speranza da solo in mezzo a tutti questi che, che guardano e lui con la mascherina fa, fa capire ancora la prigione mentale, no? un po' il delirio di, di questa gente. Ora io mi aspetterei allora, che eh, sia proprio subito. Sì, sì, subito, il tema, subito, eh, il, il tema eh, diciamo anche guardato dal punto di vista economico e eh, dal nostro punto di vista è uno dei... Uh, temi che va affrontato con assoluta priorità. Ora è chiaro che in questo momento abbiamo uh, diciamo, anche difficoltà di interloquire con i ministeri perché uh, mancano. Uh, diciamo ancora non sono stati nominati i capi di gabinetto non si sa bene chi rimane agli uffici legislativi però io le assicuro che nel momento in cui e questo succederà ovviamente molto uh, celermente uh, nel momento in cui i ministri prendono effettivamente in carico tutti i dossier che ci sono all'interno dei ministeri questo è uno degli argomenti che noi di Fratelli d'Italia porremo subito ai nostri ministri e sono certa che eh, i nostri ministri avranno la sensibilità necessaria per affrontare questo tema e non arrivare a dicembre con famiglie che ingiustamente e in maniera incostituzionale non possono gioire eh, quel minimo delle, eh, delle vacanze natalizie perché gli è impedito un diritto, cioè quello del, del lavoro per l'appunto. Eh, sono parole, eh, ripeto, io condivido molto, sono molto belle e anche molto coraggiose. Finalmente qualcuno che le dice, eh, finalmente qualcuno che sta tra l'altro al governo, le dice. Quindi è una boccata d'aria che ci riempie di speranza. Mettiamole lì, le mettiamo in cascina e noi continueremo a rompere le scatole su questo tema perché sapete com'è è il nostro mestiere. Eh, no, intanto vediamo se riusciamo la settimana prossima a togliere, a togliere queste multe, quindi eh, facciamo, una una alla facciamo una cosa la settimana, una settimana togliamo le multe, quella dopo togliamo gli obblighi. No, adesso ovviamente io sto anche un po' approfittando di lei, nel senso che lei si è prestata, è venuta sì. qui e ha anche eh, accettato di sottoporsi a delle domande che faccio presente agli ascoltatori eh, che è una cosa nuova perché io negli ultimi due anni eh, ho provato, in verità ci sto provando anche adesso, ehm, ma ho provato a interloquire con qualcuno della, della maggioranza su questi temi, con qualche ministro, qualche cosa, ma ho mai ricevuto risposta a partire da Speranza, che eh, ovviamente se ne è stato bello zitto e muto. Le chiedo questo perché poi è un dubbio che hanno tanti. No? La posizione vostra è stata chiarissima nel. Durante la pandemia c'è anche qualcuno che si è dato molto da fare, come lei, avete fatto proposte, qualcuno si è rivolto al Tar per avere documenti, avete tirato fuori un sacco di roba. Poi eh, questo governo però ha un ministro che, insomma, la cui posizione eh, nei mesi passati non è stata esattamente quella di Fratelli d'Italia. Cioè è un ministro Schillaci che ha parlato del Green Pass eh, positivamente, ha avuto delle posizioni. Ora io capisco che. Insomma, fu quello era il mainstream allora, per cui tutti dovevano dire quella cosa. Lei, dal, la sua opinione personale, dal suo punto di vista, lo conosce, lo, lo, ha, lo ha visto all'opera, si fida? Perché poi, insomma, anche tutte queste convinzioni poi magari arriva qualcuno che invece non le condivide. Eh, immagino che non l'abbia scelto lei il ministro: i ministri si scelgono fra tutti <ride> <No>. <ride> i partiti, eh, quindi non è per darle la colpa, insomma, perché eh, anche perché il ministro deve ancora iniziare a lavorare, magari invece ci stupisce o fa delle cose incredibili. Eh, per cui gli diamo. La fiducia si garantisce a tutti adesso è sinistra. È speranza che l'ha persa con i suoi fatti, no? Però le chiedo questo: cioè vedere un ministro che ha detto certe cose sul Green Pass eh, è un po' lascia, perplessi, ma allora guardi, io non lo conosco personalmente, eh, però mi faccia sì. dire una cosa: il ministro della sanità non è il ministro del Covid. Uh, nel senso che il ministro della sanità ha una serie di competenze e mi faccia dire in questa Italia la competenza principale e l'onere principale del uh, ministro della sanità sarà quello di garantire una sanità giusta da nord a sud e egualitaria in modo tale che uh, non ci siano pazienti di serie A e serie B e soprattutto di garantire servizi perché oggi purtroppo viviamo ancora in un'Italia in cui uh, la sanità pubblica non riesce. A uh, coprire le esigenze dei nostri malati, dopodiché qui si può aprire un discorso infinito. Io, diciamo, uh, ne ho viste di tutti i colori nel mio percorso medico, per cui uh, davvero credo che ci siano uh, tantissime cose che devono essere ristrutturate. Per cui, uh, tra, il tra queste, della mi, permetto, mi, mi scusi se la interrompo: tra questo è una cosa giusta, poi la lascio concludere sulla questione COVID. Una delle cose che mancano è il piano oncologico. No, eh, tra, esatto. tra, le varie, tra le varie cose, perché insomma, io lei ha detto prima, ci ha raccontato questa cosa di cui la ringraziamo, insomma, anche della confidenza e eh, eh, della tecnica. No, no, ma non è mai fatto perché mistero, poi, no. perché credo che questo debba essere utilizzato come un punto di forza, no? perché quando le ecco... cose si vivono personalmente si capiscono meglio. Poi, conoscendo personalmente anche io un po' la situazione, ho visto in questi mesi invece pazienti di questo tipo con grandissime difficoltà no? nel prenotare gli esami, nel, nel, nel trovare gli spazi, nell'avere medici che ti ascoltano. Quindi, sicuramente la questione del piano oncologico è un'altra delle cose che vanno affrontate quanto prima, perché lei ha detto bene: non esiste solo il COVID. Qualcuno ha voluto che fosse così, che ci fosse solo il COVID. Quindi, lei, se capisco bene, mi sta dicendo che il ministro si deve occupare di tante cose, a vigilare sui temi Covid ci siamo noi. Assolutamente sì. Eh, allora, eh, prego, prego, se no, se vuole aggiungere qualcosa. No, no, sul, dicevo, sul, sul dicevo, dicevo ascoltiamo quindi Il volentieri. ministro darà. Il, il, il ministro uh, si, si occuperà uh, di rimettere insieme la sanità e eh, se non lo farà bene, ovviamente avrà uh, Fratelli d'Italia uh, pronta a pungolare proprio perché noi vogliamo invece che sia fatto uh, il meglio possibile. Dopodiché, uh, sul Covid, io credo che ci sia stato un momento di, diciamo, me lo lasci passare, no? di delirio generalizzato in cui sembrava che tutti <ride> avessero perso un po' i punti di vista uh, della logica e del pragmatismo rispetto a una pandemia che obiettivamente però ci ha colto uh, in maniera inaspettata e quindi insomma uh, diciamo mh, le, le, le titubanze rispetto alle soluzioni è considerato che è una soluzione Uh, perfetta uh, non esiste, è chiaro che uh, ci siano state. Dopodiché, come diceva lei correttamente, uh, dobbiamo vedere questi ministri all'opera e dobbiamo vederli sul, sulle, prove, sulle prove concrete. Quindi io aspetto di vedere quello che succederà, ma uh, sapendo che Fratelli d'Italia ha una sua posizione molto chiara e che noi non abbiamo alcuna intenzione di uh, abdicare alla nostra posizione. Bene, allora vigileremo senz'altro anche noi, noi ringraziamo Elena Eucaseli che è stata molto franca, devo dire, insomma già questo è un passo avanti, no? avere qualcuno che ti risponde alle domande. Perché eh è una cosa buona eh, quindi noi ci fissiamo la data del 7 e 8 speriamo che in brevissimo tempo si risolva anche il problema degli obblighi e facciamo il tifo perché così poi magari la, quando lo toglierete vi la, la richiameremo così insomma potremo congratularci con lei per questo se invece non lo farete la perseguiteremo eh, per rinfacciarle <ride> tutto quello che non avete fatto Sapp lo sappia per cui stia pronta e eh, quindi andate adesso a a lavorare al meglio in bocca al lupo, grazie di essere stata con noi. Insomma, qualche, e eh, e qualche buona, buona notizia, caro Francesco, e qualche insomma, piccola cosa sta si sta muovendo. Speriamo, ovviamente, non eccediamo negli entusiasmi, perché poi le, le parole Teniamo della politica... a bada gli entusiasmi, è vero, però, esatto, ne esatto. però nemmeno troppo. Insomma, voglio dire, sì, teniamoli a bada, Beh, de osserviamo se ci sono dei dettagli, anche piccoli, ma interessanti, eh, non trascuriamoli. Ecco. Questo, questo Beh, ha detto delle parole abbastanza chiare mi sembra Luca Lucaselli che tra l'altro non è una persona a caso perché è la relatrice del decreto aiuti ter quindi sta parlando con cognizione di causa cioè se dice questa cosa non è una tra tanti sta parlando quella che poi lo porterà in aula quindi segniamoci questa data il 7 l'8 per far passare questo eh, emendamento e poi ministro, ministro schillaci si occupi di tutte le cose cominci togliendo l'obbligo così la facciamo finita anche noi di ripeterlo quotidianamente.